Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Nella scorsa parte siamo arrivati qui su Mikan Island e abbiamo preso nella isola precedente Lapras, il nostro Lapras che ora vi faccio vedere che abbiamo messo in squadra, che ha tra l'altro delle mosse davvero interessanti, soprattutto per gelo raggio. Ice Beam, la prima mossa ghiaccio che possiamo usare nella nostra squadra e che però penso di non allenare a questo punto perché... magari potremmo allenare, potremmo dargli con dell'esperienza oppure potremmo continuare comunque con questi Pokémon. Vediamo per ora, dai, per ora vediamo. Diamogli magari il con dell'esperienza. Vediamo se ce l'abbiamo qui da dare, esatto. Così un po' di esperienza inizia a prenderla. Poi in caso vediamo se usarlo oppure no. D'altronde è comunque un Pokémon di Ash, quindi allenarlo non fa mai male. Ed oggi vorrei provare a battere la palestra di Sissi, la maestra dei Pokémon di tipo acqua. Pronti? Vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare, a condividerlo e a iscrivervi al canale per non perdervi le prossime parti. Vai, andiamo, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e della serie che sto portando. Nel frattempo qui vi faccio vedere che c'è subito un bughino, lì, c'è Ash che si riflette nel muro ed ora proviamo a battere gli allenatori. Allora, qua, vai, let's battle! Dave! Il nuotatore Dave che manda in campo Wartortle. Noi andiamo col Mulbasaur, usiamo Seed Bomb. Iron Defense. Gli faremo poco male allora con Seed Bomb. Questo è merito di Iron Defense. Ok, poi usa Shell Smash. Niente male come tattica. E infatti ci fa un bordello di danno. Cioè guardate che danno ci ha fatto. Va bene, Bulbasaur perlomeno va al livello che deve andare, 46. E poi mandiamo Pikachu. Bulbasaur è stato completamente fregato da quel Wartortle che si era setupato in maniera fantastica. E contro Sidra ho paura che possa avere veleno in punto, ma credo di no. Quindi andiamo con Scintilla, che so che è un buon hit che io. E niente, veleno in punto. Va bene. Ok, torniamo al centro Pokémon, dato che abbiamo già i nostri due Pokémon che dovranno essere i mattatori di questa palestra. Messi male, abbiamo Bulbasaur con 2 HP e Pikachu avvelenato. Quindi direi tornare qui. Ecco fatto. Poi noi, effettivamente, nella scorsa parte avevamo preso una MT molto interessante. Non era tuono, ma Surf. Quindi andiamo a prenderla, che vi ricordo che in questo gioco non esistono le MN, sono state trasformate in MT. Voglio vedere se appunto può imparare Squirtle. Io Squirtle gliela insegno volentieri al posto di Bubble Beam, che è sicuramente molto più interessante. Ecco fatto. E la insegno anche a Lapras. Al posto di Water Gun. Ecco fatto. Tra l'altro potrebbe impararlo anche Pikachu, ma essendo speciale come attacco non glielo insegno, dato che Pikachu è un attacco speciale infimo, di bassissima qualità. Quindi, proseguiamo. Quasi quasi sapete cosa? Io condivido esperienza a Lapras, glielo tolgo. Sì, cambio idea molto velocemente. Voglio che si allenino i Pokémon, diciamo, principali della squadra. Lapras... Lo tengo per bellezza, diciamo così. E poi in caso mi servisse un attacco di tipo ghiaccio. Ok, Staryu, lasciamo Bulbasaur. Psichi, questo farà male. Cioè, non troppo, fortunatamente. È lentino Bulbasaur, eh. Kingler, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Che salirà al livello 49. Usiamo Spark. Ah, sopravvive. E ci usa Stomp. E noi usiamo Nuzzle. Addio. Perfetto. Andiamo a provare a battere anche un altro allenatore. Vai. Eccolo là sopra, Sissi. Uno sprite originale, tra l'altro. Vaporeon. Questo ci ucciderà Bulbasaur, ma non importa. Anzi, facciamo così. Ritiriamo Bulbasaur, così prenderà un po' di punti esperienza. Ma andiamo Lapras. Se Lapras riuscirà a battere Vaporeon, volevo dire, buon per lui, buon per lei. Altrimenti
manderemo in campo Pikachu. Ecco, se poi diminuisce la precisione è un casino, perché Body Slam non ha, se non sbaglio, il 100% di precisione. E quello è usato a Acquanello, non riuscirà mai a batterlo, vero? Nemmeno con Ice Beam. No, non riuscirà mai a batterlo nella vita. Dovrò aspettare che comunque venga ucciso, sperando magari di congelarlo, perché fa male questo Porygon. Se dovessi sostituire un Pokémon, ma dai, sostituiamo un Pokémon, facciamo così, altrimenti poi diventa un'agonia. Mandiamo Pidgeot che morirà, ok, facciamo questo sacrificio, mandiamo Pidgeot. Vabbè, proprio sì, addirittura confuso. Va bene. E facciamo usare il ritorno. Niente, si colpisce da solo, Aurora Beam e morirà. Ah, non muore, ok. L'attacco è diminuito, e niente. Questo Vaporeon con i drop è fortunatissimo. Ok, perlomeno gli abbiamo diminuito un pochettino la vita. Lui si curerà con Acquanello, sì. E a questo punto proviamo a mandare Pikachu, sperando che Pikachu sia più veloce, in teoria dovrebbe esserlo. E tiriamoli contro uno Spark. Ok, che basta, e avanza. Ok. Anche Lapras ha preso dei punti. Battiamo anche questo allenatore. Non so se riesce. Golduck. Ok, questo mi disintegra Bulbasaur. Me lo disintegra. Quindi cambiamo Pokémon di nuovo e mandiamo contro Golduck Squirtle. Vai, un altro sacrificio. Idropompa. Guardate che danno fa, pur essendo non efficace. Useremo Bite. Effettivamente Bite è super efficace contro lui. Vediamo quanto danno gli facciamo. Ah, non è super efficace? Non è Psico Golduck. Acqua Psico. No, forse solo Acqua. E il fatto che impari anche attacchi tipo Psico, se non sbaglio, mi ha confuso. Ok, a questo punto mandiamo Pikachu. Pikachu che con Scintilla dovrebbe risolvere la questione. Esatto. Bene. Seal! Lasciamo Pikachu. E usiamo Electro Ball. Bene così. E andiamo a battere l'ultimo allenatore a questo punto, prima di andare dalla capo palestra. Sì, sì. Jerry, che manda in campo Poliwag. Davvero? Un piccolo Poliswag? Idropompa. Però fa molto meno male di Golduck, giustamente. Sì, comunque questo Bulbasaur è davvero lentissimo. Lasciamolo in campo. Body Slam ci ammazza. Sì, niente da fare. Mi dispiace Bulbasaur, ma toccherà Pikachu ora. Vai e usiamo uno Spark. Ottimo. Livello 50 per il nostro Pikachu. Wild Charge. Ma cos'è? È Locomobot. The user shrouds itself in electricity and smashes into its foe. It also damages the user's vehicle. Ok, abbiamo del danno da recoil. Però al posto di Spark è tanta roba. Sono 25 punti potenza in più. Cioè 25 di potenza in più. Sono 5 punti di potenza in meno. Quindi facciamoglielo imparare. Ok. E usiamolo subito contro Poliwag. Vediamo quanto è forte. Wild Charge. Mi sa che con una scintilla questo non l'avremmo buttato giù. Infatti prendiamo anche del recoil. Penso che sia Locomovolt appunto questa mossa. E il Pikachu di Ash vuoi che non impari Locomovolt? È iconica quella mossa. Ok, torniamo al centro Pokémon. Curiamoci Pokémon e andiamo a battere poi la capo palestra Sissi di Mikan Island. La prima palestra delle Orange Island, sì. Vamos. Ok. Pronti, eh? Useremo Bulbasaur e Pikachu se sarà un 2v2. Tra l'altro lei... sì, facciamo anche il riflesso nell'acqua, altro che ray tracing, guarda qua.
Sì. Ehi tu! Are you ready to be demolished by a member of the Orange Crew? Sei pronto ad essere demolito da un membro del gruppo Orange? Ma certo che sì. Sarà un 2v2, quindi manderemo. Tra l'altro sarei tentato di mandare tipo Charizard comunque, ma manderemo Bulbasaur e Pikachu. Vai. Vediamo un po' chi ha lei. Guardala lì, fiera Sissi. Sidra. Ok. Bulbasaur buono contro Sidra. Usiamo Seed Bomb, per lui uso Water Gun, va bene. E Seed Bomb gli fa abbastanza male. Un'altra Seed Bomb. Focus Energy, aumenta la probabilità dei suoi colpi critici, ma penso che non gli servirà a questo punto. Ha fatto un colpo critico, quindi gli è servito, ma non abbastanza da potermi battere. Blastoise, lasciamo Bulbasaur. E usiamo, se riusciamo, un Toxic. No, mi sa che Bulbasaur morirà. Oh, invece no. Buono. Buono, buono. Abbiamo setappato un'ottima cosa. Se riusciamo un Lixseed. Ma morirà comunque. Ok. Abbiamo setappato un veleno ottimo. Perché è un veleno iper... È un iperavvelenamento. Quindi a Pikachu ora direi di utilizzare Wild Charge. Proviamo. Blastoise ha un'elevata difesa fisica. Quindi forse con Electro Ball gli facciamo più danno perché è speciale. Però Wild Charge a 90 di potenza. Andiamo con Locomovolt, vai. Minchia, one shottato. Niente, Locomovolt Pikachu è fortissimo. Certo, prende del danno giustamente perché è una mossa OP. Però fa davvero tanto male. Incredibile. E vinciamo anche 4.400 pochi dollari. Ti sei guadagnato la medaglia Corallo. O la medaglia Occhio di Corallo, Coralai. Ecco qua, e anche questa MT, Pioggia Danza, vabbè, dettagli, non ci interessa in questo momento Pioggia Danza. Hai del potenziale, ti auguro buona fortuna nella Lega Orange. Ottimo, bene così. Abbiamo anche battuto la palestra, la prima palestra delle Orange Isle, delle Orange Islands, delle Isole Orange, mettiamola così in italiano. La palestra di Sissi, la maestra dei Pokémon di tipo acqua. Ora andiamo a curarci. Ecco fatto. E possiamo andare. Dov'è il Lapras? Dov'è il Lapras che ci porta in giro? Di qui? Sì. Qui non c'è uno strumento invisibile magari? Nope. No, niente. Salve! E abbiamo sbloccato questa nuova isola, Navel. O Navel, o Navel. Ed eccoci qua all'isola di Navel. Abbiamo un Pokémon Market, un centro Pokémon. Ma la esploreremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.